stesso corridoio, nella stanza numero 3, alloggiava un francese di cui non ricordo il nome. Uomo taciturno, alto e magro, che a quella magrezza non si era mai rassegnato. Da 2 giorni non usciva dalla stanza se non per i pasti, consumati in pensieroso silenzio nel tavolo comune, ma sempre in disparte. La sera del 3° giorno, nella sua permanenza a Tirei, vestito di tutto punto, uscì senza chiedere della carrozza. Preferì girovagare in luoghi meno conosciuti, cercando di cogliere aspetti differenti di quella cittadina che appariva così aperta, ma a lui sembrava tanto chiusa e provinciale. Invece di passeggiare per le vie del centro, con atteggiamenti tipici del forestiero, si diresse, percorrendo i vicoli scarsamente illuminati, verso il porto.
di che non mi dico proprio anche perché la Francia non ha niente quando si è detto che forse non è un amico good man di stare ancora se non è un a passi lunghi, svelti, avevo fretta di partire. Quando giunsi al porto anch'io, si era già formata la fila per imbarcarsi. Poco più avanti di me, a qualche metro, riconobbi la sagoma alta del francese. Partiva anche lui. Era già il 4 di marzo.